Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuto nel mio nuovo vlog in time. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno. Cambio di postazione, sono in bagno, ma adesso ci arriviamo. Prima di ogni altra cosa al mondo, vi ricordo che tutti questi video sono in collaborazione con alcuni canali YouTube, i cui link e i nomi del canale trovate giù sotto in info box. Ma nel caso non ve li ricordaste, vi ricordo io i nomi. Questa collaborazione è con Silvia, Sara, Alessandra, Maria, Lucrezia, Luisa e Ali. Ma ripeto, trovate giù, tutto giù in info box. Allora, ragazzi, mi avevate chiesto un po' di tempo fa di fare un video sulla mia makeup collection, di mostrarvi quella che è la mia makeup collection. Lo so, ci ho messo un pochettino di tempo, vi chiedo scusa, perdonatemi, però finalmente, finalmente ce l'ho fatta. Mi sono ricordata, non me lo sono dimenticata, e quindi oggi parliamo della mia makeup collection. Allora, piccola premessa, io non ho tuttora una postazione makeup. Attualmente io mi trucco nel bagno perché mi trovo bene, perché c'è una buona luce a parer mio, soprattutto allo specchio che c'è LED sopra, come ben sapete, e quindi attualmente io mi trucco qui nel bagno, ma mi piacerebbe un domani poi avere proprio una mia postazione makeup fatta proprio come si deve, con tutti i suoi organizzatori, con la scrivania, insomma con i cassetti, con un po' di tutto. Mi piacerebbe proprio avere una postazione makeup un po' più carina e soprattutto un po' più professionale, magari nella stanza da letto, chi lo sa? Non lo so, anche perché casetta è piccola, c'è camera mia di Gabriele, camera di mia mamma e la cucina, quindi non è che ho tutto sto spazio. Quindi in questo momento la mia postazione make-up è il bagno. Però io e mia mamma abbiamo fatto sì che questo mobiletto, togliendo la porticina, divenisse appunto un mobile dedicato a tutti i nostri prodottini make-up. Allora, vi dico anche questo, abbiamo aggiunto questi due sottomensole, uno qui e uno qua sopra, vedete la grata. Presi al Lidl al costo di 4 euro, il pacco era da 2, quindi questi due li abbiamo pagati 4 euro, in quanto non avevo letteralmente più posto all'interno di queste due mensole dove mettere i prodottini. Sarebbe stato tutto molto disordinato e mal organizzato, di conseguenza abbiamo deciso di mettere questi due sottomensole. Detto questo, io partirei subito a farvi vedere, a mostrarvi la mia makeup collection, perché vi vorrei mostrare nel dettaglio alcune cosine e dirvi anche qualcosina su alcuni prodotti. Ma qualora aveste domande e dubbi su qualsiasi prodotto che vediate all'interno della mia makeup collection, potete scrivermelo giù nei commenti e io cercherò di rispondervi al meglio delle mie capacità, al meglio delle mie possibilità. Detto questo, cominciamo subito perché i prodotti sono davvero tanti. Allora, partiamo dalla prima mensola e abbiamo una cipria della linea MAC di Avon, un'altra cipria di Revolution, un blush di Winnie. Questa è una cipria con il pennello illuminante, sempre di Avon. La mia amatissima polvere di riso Astra. Una palette Revolution di illuminanti. Poi c'è il mio illuminante Tasty Peach e la mia Terra Glow di Revolution. Questo è tutto quello che ho inerente alle varie polveri. Poi qui sopra ho una pochette dove metto i trucchi quando magari vado da mio padre. Qui abbiamo una palette di illuminanti Douglas che faceva parte del tour kit di Elettra Lamborghini. Qui ho una palette Revolution Pro HD di correttori. Lo so, dovrei pulirla un po', ma non ho avuto molto tempo. Poi qui ho un set di eyeliner glitterosi brillantinosi presi su Amazon. Questa confezione contiene le mie tempere per il face painting che ho utilizzato per il make-up, scusate, di Halloween. E questo è tutto quello che c'è sul primo ripiano. Al secondo ripiano invece troviamo la parte dedicata a rossetti, lip gloss e lucida labbra, giusto in primo piano. Ho il duo per la Lip Care Revolution Edizione Friend al Punky Spice e questo set comprende lo scrub labbra più il balsamo labbra. Sempre per la Lip Care ho questo balsamo
di Essence, ovviamente all'olio di pesca. Questo vasetto con tutte le matite labbra è un pennello per le matite piuttosto che per i rossetti, insieme a il mio bellissimo prodottino di Skin Labo per volumizzare le labbra. Meraviglioso. Qui abbiamo il set di lip gloss di Anastasia Beverly Hills presi da Sephora. Nel primo organizzatore ho tutte tinte labbra matte di Avon, nella prima linea, nella seconda, nella terza, poi in fondo ho un lucidalabbra che faceva parte del tour kit di Elettra Morghini e poi ho due rossetti di Chanel che sono di mia mamma. Qui ho il gloss che ho preso da Sephora qualche tempo fa, il rossetto di Revolution preso su Pink Panda, la mia tinta labbra preferita effetto matte di Sephora sulla tonalità del marrone, un'altra tinta labbra edizione Pink Panda e una tinta labbra di Astra. Nel secondo organizzatore ho un primer labbra di Avon. Mentre invece tutti questi altri che vedete sono tutte tinte labbra matte acquistate su Amazon. Questo è un rossetto che mi ha mandato Pink Panda nella Mystery Bag e al fondo ho questa tinta labbra, ovviamente alla tonalità peach. Sapete che sono fissata. Terzo e ultimo organizzatore ho un po' di tutto, nel senso che qui ho Labello, il burro cacao con tinta labbra, burro cacao Yves Rocher alla ciliegia. Questa in realtà è una tinta labbra matte molto carina, verde, un lip gloss che ho preso su Wish, se non vado errato, o su Shein. Comunque veramente bella anche se non l'ho ancora provata. Qua ho il rossetto di Chic New York che mi avevano mandato per la collaborazione. Questo, se non vado errato, me lo regalò Carmi nella box di Natale dell'anno scorso, quindi il regalo di Natale dell'anno scorso, burro cacao al miele latte, burro cacao alla pesca. Qua ho un altro burro cacao e infine questo è un rossetto whiny di questa tonalità marrone che io adoro. Okay. E questo era il nostro secondo ripiano dedicato alle labbra. Poi terzo ripiano, allora vi dico subito che qui ho primer viso Kiko, primer viso unicorno, stupendo, una fragranza buonissima, preso su Pink Panda e qui sempre della Revolution ho un primer viso alla pesca. Qui c'è un vasetto con piegaciglia e i vari rimmel e eyeliner, qui abbiamo mascara di Astra, questo è Rimmel London, poi abbiamo Revolution che avete visto nell'unboxing, mascara di Astra e c'era anche quello di Pupa Vamp, eccolo qua, Pupa Vamp. Questo invece è il primer per le ciglia, quindi da applicare prima del mascara. Poi in questo cestino invece ho tutte ciglia finte più il set di Astra per disegnare le sopracciglia. Vedete, sono tutti i pacchetti di ciglia finte e c'è anche la colla. Questo invece è il mio organizzatore di palette. Allora, ho questa palette glitter di Nabla, un'altra palette di Nabla, Cutie Palette, questa palette di She Glam del mio segno zodiacale, dalle tonalità su azzurro, bellissimo, io adoro questa palette. Qua ho i miei due ombretti di Clio Makeup. Questo è un correttore della MAC, che non so neanche perché qua. Una palette tutta glitterosa di Revolution. Sì, lo so, ragazzi, dovrei pulire le mie palette, ma non ho avuto tempo. Poi abbiamo due palette di She Glam, adoro. Questa sulle tonalità del verde, bellissima. Anche questa delle tonalità pazzesche. Guardate che meraviglia. Questa palette End Escape di Astra, con cui ho fatto la collaborazione con Veronica e Carmi. E questa è la mia sacra palette di Clio Makeup Beauty Love. Guardate qua che meraviglia. Semplicemente una favola. Radiant Rose di Avon. Allora, bella. I colori sono molto belli, ma come ho già detto, gli ombretti di Avon hanno
poca poca scrivenza. Un'altra palette Revolution sulle tonalità del rosa marroncino che adoro. Questa è la palette che mi ha regalato Veronica per Natale, Revolution Roxy. Guardate che colori stupendi. Altra palette di Revolution, guardate qua i colori, molto accesi, bellissimi. Revolution, questa è una delle mie palette preferite. Questi sono i suoi colori, anche questi meravigliosi. Un'altra palette di Revolution, però stavolta abbiamo le tonalità del marrone e del verde, bellissimi. Un'altra palette Revolution, queste sono già un pochino più vecchiotte, infatti sono molte cose sono esaurite, però l'ho usata veramente tanto. Altra palette di Revolution, questa in realtà è un pochino più recente, l'Hydra Turtle. E guardate che colori stupendi. Altra palette di Revolution a barretta di cioccolato, fantastico pack. Guardate qua. Un'altra palette di Revolution, stupenda, io adoro questi shimmer che ci sono perché sono veramente fantastici. Poi abbiamo sempre di Revolution, questa palette in realtà si è rotta, però abbiamo tutte le tonalità del rosso, del giallo e dell'arancio. Da questo lato sono opachi, da questo lato, questo qua, sono shimmer. Altra palette di Revolution Pro con questi bellissimi colori. Infine abbiamo la palette di Huda Beauty, però non è originale. Perché se vi ricordate l'avevo acquistata su Vova. La palette era già arrivata un pochettino rovinata, d'altronde cosa potevo pretendere? L'avevo pagata 6 euro, però insomma i colori sono veramente straordinari. Se vi chiedete perché c'è un dischetto all'interno è perché io a volte mi dimentico di toglierli quando pulisco i pennelli, perché quando mi trucco ogni tanto pulisco il pennello col dischetto e poi me lo dimentico lì. E questi invece sono due ombretti con il pennello presi su Avon, uno blu metallizzato e l'altro questo bordeaux. Qui ho uno spray fissante della Marc, spray primer alla pesca della Revolution. Questo è lo spray fissante sempre alla pesca di Astra, però ragazzi l'ho quasi terminato. Passiamo invece a quelli che sono i nostri fondotinta. Allora ho fondotinta matte di Kiko. Fondotinta ultra leggero nonché vegano, se vi ricordate, Oh My Love di Clio Makeup. Poi ho un altro fondotinta matte di Kiko. Questo qua in realtà è un illuminante in crema della Marc, sempre della linea Avon. Una BB cream di Nutra Effect della linea Avon, però questo è di mia mamma. Sempre di mia mamma, Avon True BB cream. Poi mio Astra. Fondotinta Astra, uno dei più buoni che io abbia mai provato, grazie a Carmi. Un fondotinta quasi terminato dell'Avon True, un fondotinta sempre quasi finito dell'Avon True, però questo è un pochettino più scuro. Ho varie tonalità di fondotinta, come potete vedere. Questi sono fondotinta in crema di mia mamma. Vediamo se ho metafuoco, ok. E qua c'è un altro fondotinta, sempre dell'Avon, in crema di mia mamma. Quelli che uso di più, se vi devo dire la verità, sono esattamente questi. Astra, Kiko, entrambi, e Clio Makeup. Sono tutti e tre molto validi, anzi tutti e quattro molto validi. Attualmente sto utilizzando questo di Kiko, unito a un po' di questo di Clio Makeup. Come vedete sono tutte tonalità diverse. Ma come sapete io mi faccio un contouring molto pesante, molto stile americano e quindi di base vado a mettere un colore molto molto chiaro perché sennò verrebbe un paciocco. E poi, ultima cosa di questa mensola, è il nostro vasetto pieno di matite per gli occhi, matitoni a ombretto. Questa è una penna per le sopracciglia, penna per sopracciglia e poi sono tutte comunque matite per gli occhi anche di svariati colori. Ultimo ripiano invece, allora qui c'è una mini palette di ombretti di Sephora di mia mamma che le hanno regalato per Natale. Guardate qua che colorini carini. La mia palette Revolution di Elf con cui ho realizzato uno dei make-up natalizi. Guardate che meraviglia, veramente stupenda. Qua c'è la palette sempre Revolution che ho trovato nella bag che mi ha regalato mia mamma per la Befana. Qua c'è la palettina che avevo trovato nella mystery bag di Pink Panda. Ops! Epic fail nel video Makeup Collection.
Questo ombretto ho trovato sempre nella mystery bag di Pink Panda. Qua ci sono due palette della Revolution. Contengono gli stessi identici colori, solo che in una palette sono shimmer e nell'altra sono opachi. Infatti, questa è la palette con gli ombretti opachi, l'altra palette è identica solo con i colori shimmer. Un ombretto nero vecchissimo di tantissimi anni fa. Il mio scotch per i vari make-up, ogni tanto lo utilizzo, lo sapete. Piccolo ombretto Kiko, ombretto Kiko. Qua ci sono altri quattro ombretti della Kiko sulla tonalità dell'oro. E poi c'è questa palette di Catrice che mi ha regalato Carmi. E questa palette di Mayani Nude, enormissima, che ha questi meravigliosi colori. Non volevo tirare tutto fuori per evitare di fare ulteriori danni. Allora, se vi chiedete perché qua c'è un asciugamano, è perché mi sono lavata le mani prima di girare il video e poi in teoria l'avevo messo sul termosifone ad asciugare, ma fa un casino della Madonna. Però adesso dovevo rimettere a posto tutte queste cose. Ragazzi, io sto ancora piangendo per questa palette, cioè non posso crederci come mi sia scivolata della serie proprio Mani di Burro. E tra l'altro si sono anche spaccati gli shimmer. Vi giuro, mi vengono le lacrime agli occhi per questa gaffa incredibile. E quindi niente, ragazzi, questa era la mia makeup collection, spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere a questo punto se siete interessati anche a vedere la mia skincare collection, a vedere tutti i miei prodottini per la skincare. Detto questo, ragazzi, non mi rimane che dirvi: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo domani per un nuovo Vlog in Time. Un bacione grandissimo, ciao a tutti!